Giorgio Randazzo, qual sarà il tuo impegno per il territorio trapanese? Questa città insieme alla provincia di Trapani vive un vuoto politico chiaro ormai. Il nostro impegno è quello di essere a contatto dei cittadini tutto il tempo che occorre per tutti i problemi del territorio. In che modo la Sicilia può diventare bellissima con Nello Musumeci presidente? Applicando lo stesso metodo che ho applicato quando ho fatto diventare bellissima la provincia di Catania in 10 anni di buon governo, e svettando nelle classifiche nazionali, è stata la provincia d'Italia col più alto indice di gradimento. Quindi premiare ciò che è giusto e non ciò che è utile, procedere con efficienza fissando pochi ma significativi obiettivi, lavorando con assoluta trasparenza e onestà e cercando di essere, e riuscendovi, il presidente di tutti, di chi ti ha votato e di chi non ti ha votato. Io credo che questo metodo, che non è per nulla rivoluzionario, ma che in Sicilia manca da qualche tempo, possa essere utilmente applicato in una terra che è l'ultima nelle graduatorie nazionali. Insomma, al partito della disperazione noi vogliamo contrapporre il partito della speranza, perché questa terra ha il diritto ad avere una classe dirigente migliore e ha il diritto di riaccendere la fiamma della speranza per soprattutto i giovani, i nostri figli e i nostri nipoti. Un giovane vicino a lei stasera, Giorgio Randazzo, qui a Mazara. Sono qui per testimoniare a Giorgio e agli altri candidati il mio in bocca al lupo. Sono convinto che avremo una bella squadra di parlamentari ed è quello che serve per rappresentare i legittimi interessi del territorio, non c'è dubbio. Ho il dovere di farlo e di farlo anche nella consapevolezza che gli elettori del centro-sinistra, se vogliono scongiurare 5 anni di paralisi e di stallo grillino, non hanno che rafforzare e consolidare la nostra posizione. E sono convinto, caro Giorgio, che ci riusciremo con l'impegno di tutti. Vuoi ringraziare me, vuoi dire che sono un bravo presidente, che va a potere per me, se non del cane ma cominciare a nulla. Sono tutti convinti. Io credo che invece sia utile recuperare un po' di tempo, perché ancora abbiamo da convertire altri cittadini siciliani della provincia di Trapani alle buone ragioni, alle ragioni del nostro impegno. Questo comitato elettorale, che è fra i più grandi che finora abbia visitato, è la testimonianza della vitalità della nostra lista Diventerà Bellissima, che è stata creata da me e da altri amici 3 anni fa, proprio perché voleva essere un messaggio di speranza. Ed io sono convinto che il 5 di novembre, caro Giorgio, 3 stati d'animo si confronteranno. Lo stato d'animo della rassegnazione, lo stato d'animo della disperazione e lo stato d'animo della speranza. La rassegnazione è chi non va a votare e non hanno capito che non votare significa premiare la mala politica. La disperazione è chi va a votare per i grillini e sarebbe una sciagura per questa terra avere altri 5 anni di paralisi e di macerie dopo i 5 anni del governo Crocetta, sarebbe una iattura. Sapete bene che i grillini hanno perso la testa, sono diventati nervosi perché erano convinti di avere la vittoria in tasca, e quando il centrodestra ha trovato finalmente l'unità sul mio nome, anche per merito di tutte le forze politiche, noi siamo balzati al primo posto e loro sono indietro di 4, 5, 6 punti, ma a me i sondaggi Non è che mi convincano troppo, io guardo tutto con disincanto. Sono invece preoccupato, perché se il partito della disperazione, che è un partito trasversale, dovesse crescere, noi avremmo per 5 anni lo stallo in Sicilia
in una terra che è già l'ultima regione d'Europa per mille motivi, e lo stallo significherebbe lasciare nelle nostre città soltanto i vecchi e qualche ragazzo, perché partirebbero tutti. Già le imprese stanno smobilitando i giovani diplomati laureati, pur di non umiliarsi a chiedere 20 euro il sabato sera ai genitori, preferiscono scappare, e chi scappa di solito non torna più se non per qualche giorno di vacanza. I grillini non hanno mai governato, in particolare cancelliere, mai neanche un condominio, non sa da dove cominciare, usa un linguaggio arrogante, violento, volgare, rancoroso nei confronti degli avversari che lui chiama nemici, parlano di moralità e di rispetto per la legalità. Lui ha sputato su una sentenza del Tribunale di Palermo che lo ha dichiarato candidato abusivo e ha detto me ne frego della sentenza. In Sicilia hanno 5 deputati rinviati a giudizio e ancora debbono andare a governare. Poco fa il sindaco di Livorno, Grillino, ha dichiarato di essere stato per la seconda volta indagato. C'è qualche sindaco della Sicilia che è sotto indagine e non certo per reati di opinione. Beh, davvero noi lezioni dei grillini in tema di onestà e di moralità non ne chiediamo, non ne vogliamo, non possiamo riceverne, perché chi vi parla, cioè chi rappresenta il polmone della speranza, ha governato per 10 anni la terza provincia del Sud Italia, ha gestito oltre 1.000 miliardi, non sa ancora cosa sia un avviso di garanzia, non sappiamo cosa sia la Procura della Repubblica. Ecco perché non accettiamo lezioni da questi ragazzi spavaldi e arroganti che credono di essere la superiorità genetica e invece sono soltanto dei carrieristi. Pensate che Cancellieri la prima cosa che ha fatto diventato deputato regionale è stato quello di fare diventare deputato sua sorella. Il primo problema serio, perché loro sono per la solidarietà sociale, no? La prima opera di bene che hanno pensato di fare è questa. Quindi, caro Giorgio, noi dobbiamo essere portatori di speranza. Io nella vita so fare poche cose. Cioè, capiamoci, non so sciare, non so giocare a carte, quando nuoto dopo 10-15 bracciate mi devo fermare, però so governare, non temo confronti con nessuno, è una delle poche cose che so fare bene, bene. Ci ho messo la faccia, ho detto sì a 7 partiti che mi hanno chiamato. Dice Nello, ci vuole la tua faccia, ci vuole la tua storia, perché se ci fate caso nel mio manifesto non c'è uno slogan, la mia storia è il mio slogan, la storia di un amministratore coerente che non ha mai cambiato bandiera, efficiente e pulito. So di non essere il solo in Sicilia, ma in questo momento il designato sono io. Ed è questa credibilità che io voglio offrire al giudizio vostro. Dice, ma Musumeci vuole fare carriera, non cambia niente. No, sbagliato. Io non devo fare carriera. Fra 5 anni io me ne vado a casa, me ne torno in campagna. Quindi non devo costruire carriere. Io devo solo fare il lavoro sporco in questi 5 anni. Devo bonificare la mia terra dove vogliono vivere i miei figli e i miei nipoti. E siccome per poter dire qualche no, per poter dire qualche no, non bisogna fare carriera, per avere detto sempre sì gli altri, la Sicilia è l'ultima regione d'Europa, fra le ultime, la terz'ultima d'Europa e certamente l'ultima d'Italia. Abbiamo il più alto tasso di disoccupazione giovanile, il più alto tasso di povertà, 42% di povertà, 56% di disoccupazione giovanile, le imprese sono ferme, non ce la fanno più, le infrastrutture non esistono, viviamo in una diffusa insicurezza. Beh, questa terra merita di più, questa terra non merita rivoluzione, questa terra merita la normalità, e un presidente libero e quindi forte lo può fare. Io non sono ricattabile,
La mia coalizione sa che concorderemo assieme le iniziative, ma una volta fissate all'inizio sarò io a monitorare e verificare che tutti osservino le regole. E chi non ci sta può benissimo tornarsene a casa. Questo è il candidato presidente che voi stasera, amici di Mazzara, state conoscendo. E io vorrei che una squadra di deputati per bene possano accompagnarmi in questa vicenda. Persone che sappiano interpretare il loro territorio, le esigenze della propria gente, che ci mettano passione, cuore, adrenalina, perché che cos'è che mi tiene in piedi dopo 18 ore? E sono 18 ore in questo momento che io sono in giro. Cos'è che mi tiene in piedi? Se non l'adrenalina, che solo le idee vissute, le idee convinte, le idee di entusiasmo, le idee della passione, le idee della militanza, le idee che vengono da una lunga esperienza possono trasmettere e alimentare. Per gli altri la politica è un lurido mestiere, per noi la politica è sacerdozio, quasi sacerdozio laico, per noi è servizio, per noi è un atto d'amore nei confronti della nostra terra e dei nostri ragazzi. Ecco perché io mi auguro che Giorgio possa avere il successo che merita dalla sua gente, dalla sua città, dalla sua provincia. Lo abbiamo in lista, in Diventerà Bellissima, e per me è davvero un piacere, perché come diceva Paolo Borsellino, non andiamo via, non andiamo via, non scappiamo da questa terra di sangue, di miseria e di mafia, ma non scappiamo, perché un giorno questa terra diventerà bellissima. Aiutami a farla diventare bellissima, caro Giorgio. Non ti ho fatto parlare perché devo economizzare il tempo, tu hai tanto tempo per parlare con la tua gente, ti voglio bene, ti faccio un sincero in bocca al lupo, e non rispondete, crepi il lupo, si dice viva il lupo, perché non abbiamo più un lupo in Italia, almeno a quattro zampe, a due zampe ne trovate quanto ne volete, e noi dobbiamo guardarci dai lupi a due zampe, non a quattro. Grazie, grazie a tutti amici di Mazzara. Che il Dio ci aiuti e ci accompagni in questi 10 giorni intensi e difficili. Si vince per un voto, ricordatelo. Teniamoci forte, mobilitiamoci e teniamo accesa la fiamma della speranza, perché questa Sicilia merita di più, merita di più. Grazie. Ragazzi, il fatto che Nello abbia parlato prima di me non mi esonera, caro Livio, non mi esonera di spendere due parole per i miei cittadini e per tutti coloro i quali oggi hanno fatto anche chilometri per essere qui e dare testimonianza di quello che stiamo creando in queste settimane. E ci tengo a salutare soprattutto gli amici di Castelvetrano, perché consentitemi, non sono tutti mafiosi, non sono tutti delinquenti, c'è ancora tanta gente per bene. Consentitemi di salutare gli amici con Bartolo Giglio di Salemi, anche loro tartassati a causa di un uomo del monte, caro Bartolo, che purtroppo da troppo tempo eclissa i cuori positivi e per bene di questo territorio, e che combattiamo da tempo anche caro Livio, purtroppo al nostro interno. Non è tutto oro quello che luccica, cari amici miei. Oggi mi avete visto un po' nervoso, un po', devo dire, sulle mie, non distribuire sorrisi a tutti quanti come ho fatto al mio solito. E sapete perché, cari amici? Perché qualcuno in questo territorio sta maturando l'idea e la paura che un pazzo come Giorgio Randazzo possa diventare deputato regionale di questa città. Ne hanno fatte di tutti i colori, hanno messo in discussione pure l'onore della mia famiglia,
di mio figlio, inventandosi che io sia rappresentante di una famiglia mafiosa affinché io non venissi candidato all'interno di Diventerà Bellissima, che è la lista per il quale sto garantendo, ci sto mettendo la faccia, rappresentata da gente per bene in tutte le 9 province della Sicilia. Ci hanno messo di tutto all'interno, amici miei. E io oggi voglio rimarcare, caro Livio, che non siamo tutti uguali. Anche all'interno del nostro schieramento non mi importa se sono alleati, noi siamo una cosa, loro sono un'altra. Io non vado nelle manifestazioni pubbliche a prendere l'elenco delle presenze dei cittadini che sono obbligati a partecipare. Io non vado tra gli impiegati comunali a obbligarli per essere presenti alle manifestazioni. Io non vado a ricattare padri di famiglia che si maturano giorno dopo giorno col proprio sudore la pagnotta da portare a casa. E allora a questo punto la domanda sorge spontanea: perché chiunque in questo territorio può diventare deputato, non lo posso diventare io, amici miei? Perché chiunque può fare quello che vuole mortificando questo territorio e non lo posso fare io? Ditemelo, per piacere, ditemelo, perché io non so dare, caro Bartolo, una risposta a questa domanda. Siamo in tanti, siamo presenti in tutte e 24 comuni, abbiamo gente per bene in ogni angolo della provincia, abbiamo gente libera in ogni angolo della provincia, abbiamo gente, caro Livio, che ogni angolo della provincia crede ancora che la politica si possa utilizzare come strumento per migliorare le condizioni delle nostre famiglie, di tutti i cittadini, senza avere alcun interesse personale. Questo sono. Piaccia o non piaccia, mi sono candidato perché pure da cittadino io ho subito la mortificazione di questo sistema che non garantisce diritti e che soprattutto spaccia per favori quelli che sono i nostri diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, perché in questa Repubblica noi siamo. Non siamo da nessun'altra parte. E allora, amici miei, prima di concludere con un pensiero ai miei eroi, del quale ne vado fiero, io vi voglio raccomandare semplicemente una cosa. Mancano 8 giorni alla fine di questo cammino. Chiedo a tutti quanti che una volta tornati a casa, una volta andati dai vostri amici, dai vostri parenti, possiate essere testimonianza e amplificatori di questo grosso messaggio di libertà, tenendoci forte, perché gli ultimi 3 giorni scendono gli sciacalli della politica e nel momento in cui manca il governo, nel momento in cui mancano le istituzioni, Dostoevskij diceva che gli sciacalli scendono in campo. Ma io non ho paura di tutto questo, perché noi non ci siamo rivolti a persone, caro Livio e caro Bartolo, che si aspettano da me qualcosa. Noi ci siamo rivolti a persone pulite, persone che credono ancora che la politica sia una cosa seria, che la politica possa essere ancora testimonianza e che la politica sia ancora lotta pietra su pietra su ogni problema di questo territorio. Per questo stiamo scendendo in campo e vinceremo questa battaglia. Amici miei, io vi ringrazio tutti quanti, nessuno escluso, e vi chiedo ancora una volta di fare da amplificatori di questo grande messaggio di libertà. Concludo e poi avrò modo, piacere e l'onore di offrire a tutti quanti un piccolo rinfresco. Voglio concludere con un discorso per me molto importante, con il quale ho iniziato uno degli interventi più pesanti e importanti all'interno di questa mia esperienza consiliare. Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di voi. Questo debito dobbiamo pagarlo gelosamente, continuando la lotta, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà, che fa rifiutare il puzzo
dal compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto e all'appoggio morale che la popolazione dà al lavoro dei giudici. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze. Stiamo smuovendo le coscienze, amore mio. Mia moglie. E soprattutto stiamo dimostrando che il gene del perbenismo non risiede in qualche albergo 5 Stelle. Io sono una persona per bene, faccio politica rispettando i valori, i principi e le leggi di questa Costituzione e non sono di certo un grillino. Grazie a tutti quanti, amici miei.